Ciao a tutti, nuovo video e sarà un video difficile e un po' particolare, infatti è la terza volta che lo registro perché mi imbambolo un po' mentre parlo e non so se riesco neanche a spiegarmi bene, però sono successi dei fatti recenti che mi hanno dato modo di pensare di voler farne un video per parlare con voi di questa cosa. Ho intitolato questo video Basta roghe alle streghe per un semplice motivo. Perché sono non stufa, però rimango sempre molto allibita a quando leggo determinati commenti o vengo a sapere di determinate cose da parte di altre streghe. La YouTube Pagan Challenge mi ha dato occasione di fare un video, che forse voi vedrete dopo questo video qua perché non so bene quando lo caricherò, dove parlare del fatto se si parla di paganesimo con i non pagani e tutto ciò che ne consegue. Quello che invece volevo dire oggi è il confronto tra pagani e pagani. E di come ancora purtroppo ci siano intanto visioni completamente diverse, ma soprattutto una voglia di giudicare che secondo me non dovrebbe appartenere a chi ha deciso di percorrere questo sentiero, se non altro per il passato comune che tutti noi abbiamo, ovvero appunto quello effettivo delle discriminazioni e delle persecuzioni che abbiamo subito o che hanno subito persone sotto il nome di paganesimo, pur non essendo magari streghe o pagani. E mi stupisce tantissimo vedere che nel 2017 ci sia ancora gente che inneggia alla segretezza, dicendo che noi che ci esponiamo attraverso dei video o dei blog la buttiamo al vento, soprattutto rispetto invece magari a chi decide di scrivere dei libri che in un certo senso fa comunque divulgazione e comunque sta rendendo accessibile a tutti quel tipo di informazioni, ma ovviamente scrivere un libro è una cosa molto più professionale che parlarne in video, non lo metto in dubbio, sono piuttosto d'accordo anch'io con questo, ma non sono d'accordo sul fatto che io stia mandando a quel paese la segretezza, soprattutto quale segretezza? Perché nel 2017 il paganesimo deve essere ancora un tabù? Lo dicevo anche in un altro video della YouTube Pagan Challenge. Mi fa davvero male e fastidio pensare che ipoteticamente una qualsiasi persona che guardi un mio video possa giudicarmi per la mia religione nel 2017 in Occidente, rispetto che a valutare il mio modo di esprimermi, il mio modo di stare davanti a una telecamera, piuttosto che le conoscenze che acquisisco man mano negli anni e che mi sento di riportare a voi. E che questo possa essere una fonte di discriminazione in ambito lavorativo, piuttosto che in qualsiasi altro ambito, quando di per sé io non faccio nulla di male. Una parte di segretezza del sentiero stregonico pagano c'è sempre e c'è per chiunque. Che si esponga o si esponga meno, io non vi ho mai portato sul canale i miei rituali, i miei festeggiamenti, i miei modi di divinare, cioè, perché quello sì fa parte della mia segretezza, del mio intimo e del mio personale. Di contro, se vogliamo, ci sono libri di pratica dove invece vi dicono filo per filo che cosa fare, quindi in quel caso lì la segretezza viene totalmente annullata. Portare attraverso un canale YouTube piuttosto che un video della cultura, perché poi di questo che si parla in realtà, o delle conoscenze o un sapere, non credo che mini ad alcun tipo di segretezza,==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 └================└==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 README Tra l'altro, quanti di voi lì che mi state ascoltando adesso, se non ci fossero state persone che avessero scritto i libri all'inizio, come quelli che sono stati della Wicca, piuttosto che i libri che sono venuti dopo, piuttosto che occuparsi di un blog, un forum, un sito internet, un canale YouTube, sarebbero lì a praticare? Io, se forse non avessi letto il primo libro, se non avessi conosciuto la prima persona che tramite una chat mi aveva dato fiducia, forse a quest'ora io non sarei qui, perché io non discendo da una famiglia di streghe, quindi questa segretezza mi sarebbe stata ovviamente preclusa, non me l'avrebbe potuta insegnare nessuno in via direttissima se non mi fossi formata alla fine da sola. Oltre a questo, che trovo assurdo, quindi appunto inneggiare a doversi tenere segreto quello che ognuno fa, che boh, non ne vedo poi un effettivo motivo, perché non è che se io vi parlo e parlo in generale in video, per strada o da qualsiasi parte di queste cose vuol dire che chiunque le possa fare. Forse sì, per certi versi influenzo
quella parte di spettatori che ho, li ho influenzati in passato, me ne sono resa conto con questa sorta di riscoperta della tradizione nordica e questi figli di Odino che cicciavano da fuori da tutte le parti. Ma come tutte le mode hanno un inizio e una fine, e c'è una netta differenza tra chi, insomma, è stato aiutato da un libro, da una persona attraverso un video, eccetera, eccetera, rispetto a chi ha fatto questo per un piccolo momento e poi è passato ad altro. E sempre legata alla questione moda, mi dà un po' fastidio, perché poi a me non me ne frega più di tanto, nel senso che io sono sempre stata giudicata per il mio modo di vestire e per il mio modo di essere, fin da quando ero ragazzina, perché sono sempre stata diversa rispetto alla massa. Però mi dà fastidio quando lo fanno anche con altre persone, o che lo fanno con persone che potrebbero essere anche più fragili di me, quando gli imputano il fatto che vestirsi, truccarsi, avere preferenze di qualsiasi tipo in fatto di musica, in fatto di oggetti, in fatto di accessori, eccetera, eccetera, sia una moda. Nel senso che adesso si sia buttata lì il fatto che si creda che io possa vestirmi, truccarmi, comprarmi cose per farmi figa e far la strega. Cioè, io, anche se non fossi pagana, ascolterei comunque la musica metal. Da qui deriverebbe il fatto che ho determinati tipi di preferenze nel modo di vestire, nel modo di avere il mio look personale, così come di circondarmi di cose, di oggetti inerenti a questo. Tanti anni fa io sono stata sicuramente una delle prime a portare il concetto di ossa rituali in un video. Sono stata accusata da un ragazzino al tempo di essere macabra, oscura, di essere in qualche modo maligna, perché oltre a parlare dell'utilizzo di ossa animali, avevo anche una camera viola e nera, e in più avevo una maglietta nera ed ero truccata in un modo che a lui probabilmente sembrava, non so, che fossi una cattiva persona. Tra l'altro, in quel video io ho una fascia arancione. Ditemi voi quando ancora mi avete visto con una fascia arancione. Comunque, già al tempo io la trovai assurda e feci praticamente una guerra finché questa persona non mi venne a chiedere scusa con un video pubblicamente. E mi fa davvero orrore vedere che c'è gente che ancora oggi, tra le varie critiche, butta lì nel mezzo il fatto che una persona magari indossi un rossetto nero piuttosto che si vesta di nero, come se lo facessimo, o io personalmente lo facessi solo perché voglio sembrare una strega. Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, se a me piacesse il fucsia o la moda, che ne so, hippie, gypsy, mi vestirei così e sarei comunque quello che dico di essere in video. Cioè, sono due cose che viaggiano separatamente per me. Se a voi sembra che io mi conci da strega gotica o quello che è per fare scena, forse in questi anni non avete capito assolutamente niente di me. Come prima cosa, ma seconda cosa, veramente, cioè, ma state scherzando? Cioè, state a guardare come sono vestita, come mi posso truccare, quali sono gli oggetti che mi compro, il perché me li compro, e in base a queste dite, ma si vede che lei lo fa per moda. Veramente? Cioè, nessuno non è libero di interessarsi anche a più cose, non è libero di esprimersi come meglio crede. Cioè, se anche chi dice di essere pagano mette dei tabù all'espressione personale, qua veramente, cioè, l'evoluzione è pari a zero. È come quando vedo magari delle YouTuber che fanno le makeup artist criticate per aver indossato in video un trucco esagerato, ovviamente non portabile nella vita moderna, ma ovviamente per far vedere le proprie capacità artistiche come makeup artist. È vero, un trucco può piacere o non può piacere, così come uno stile può piacere o non può piacere, può appartenere a voi, come invece non rispecchiarvi per niente, ma cosa vi dà il diritto di venirmi a dire come dovrei conciarmi per poter parlare di certe cose? Cioè, poi il punto è questo, capite? Dovrei avere una camera colorata per non sembrare una dark lady, perché dark lady fa troppo strega figa moderna? Io poi, tra l'altro, in questi anni credo di essere stata praticamente sempre invariata, e almeno da quando ho 20 anni, negli ultimi 12 anni sono praticamente identica, mi vesto così, mi trucco così, tra l'altro. Non lo so, mi fa strano essere giudicata nel 2017 per lo stile che ho deciso di adottare e che mi sia incriminato che io non lo faccia per una questione di moda. Lo faccio perché mi piace, perché mi rispecchio, così come la tradizione che seguo e le decisioni che prendo in merito.
Per ultima cosa, mi è stata mossa non un'accusa, però c'è stato anche un commento riguardo al fatto della tipologia di shop che io posso avere, così come tantissime altre mie colleghe che usano le proprie conoscenze, il proprio orientamento spirituale e religioso anche per fare creazioni, visto quasi come se fossimo delle Vanna Marchi. Stiamo scherzando di nuovo? Cioè, io è vero, ho messo a disposizione le mie conoscenze, fabbrico strumenti, cose, pupazzi, scatole a sorpresa con oggetti per la pratica all'interno, tutte cose che un'altra persona potrebbe benissimo farsi da sola e ci mancherebbe altro. E quindi decidere di non prenderle da me non è un'offesa per me, ma ci sono anche persone che o non sono in grado di farlo o non hanno le conoscenze per poterlo fare. O non hanno modo di poterlo fare, perché criticare delle persone che decidono di acquistare determinati oggetti, come può essere una statuetta di una divinità, come può essere un gioiello magico, come può essere un momis, come può essere la scatola a sorpresa per avere tanti oggetti da mettere sull'altare? Perché? Cioè, anch'io sono la prima che va nella natura a ricercare le materie prime per svolgere i miei rituali, perché è da lì che arriva tutta la base utile per praticare. Ma io sfido chiunque nell'arco di 2 anni a sapere inventare, toh, mettiamo, arrotondiamo a 200 storie eliminando i momi simili con storie simili, 200 storie con simbologie diverse, poteri diversi, divinità diverse, con culture diverse da cui ho fatto provenire le mie creazioni. Sfido chiunque a riuscire a farlo. E questo non è un vanto per me da dire, oh, sono la super acculturata, però sfido che chiunque riesca a fare la stessa cosa. Così come il realizzare un qualsiasi cosa che realizzano anche le mie colleghe. È vero, chiunque può fare chiunque, perché essendo roba artistica si presuppone che le mani possano crearla, ma non tutti hanno le mani e soprattutto la conoscenza per crearla. Per creare degli oggetti magici ci va anche un rispetto per un certo tipo di cultura, di simbologia, di corrispondenze che se non si è studiato non si può fare. Adesso tu magari che sei lì che mi ascolti hai lo stesso tipo di mie conoscenze o addirittura di più delle mie e ben venga, potresti creare delle cose meravigliose. Farai sicuramente delle cose meravigliose, ma lì ci può essere anche qualcuno che non ha lo stesso tipo di conoscenze, che non sa, per esempio, creare una, non lo so, un rituale di benedizione piuttosto che, non lo so, qualsiasi tipo di un cucchiaio magico pirografato in un determinato modo e, per esempio, anche una bambola, un momis, quello che è. E perché? Io devo essere giudicata semplicemente perché uso il mio percorso spirituale, le mie conoscenze per vivere, perché io non sto vivendo nel lusso attraverso questo, prima di tutto. I miei lavori sono quasi sempre sottopagati rispetto a quello che meriterebbero effettivamente il lavoro che comportano. Però perché no? Cioè, non sto vendendo fuffa, non sto vendendo delle bugie come fanno millantanti, stregoni, eccetera, e oltretutto non siete, nessuno di voi è costretto a prendere qualcosa da me piuttosto che da qualsiasi altro shop online, eccetera. Tra l'altro, non tutti abbiamo gli stessi gusti, non tutti abbiamo le stesse esigenze, di materiali da utilizzare, proprio perché tutti la pensiamo diversamente riguardo al percorso. Forse sarebbe giusto fare un attimo attenzione a come ci si esprime e soprattutto quando si decide di dare un giudizio nel merito. Non so se mi sono spiegata. Sì, questo era un mio video un po' di lamentela, ma soprattutto volevo far riflettere, le persone là fuori, quelle che si sentono in grado di dover giudicare il lavoro che fa qualcun altro, e come usa quello che sa o quello che è il proprio lavoro. Ovviamente so che verrò sempre criticata per qualche motivo, perché fa parte del gioco del volersi esporre. Se tenessi la in segreto, appunto, se tenessi alla mia segretezza e quindi decidessi di fare le mie cosine per me, probabilmente non sarei mai stata presa di mira o criticata da nessuno. Ma da una parte mi entra e dall'altra mi esce, personalmente, anche se a volte alcune critiche in passato mi hanno ferito, ma perché venivano da persone a cui io tenevo.
In ogni caso, ci tengo anche a dire a chi inneggia all'antichità, al passato, alle vere donne di sapienza che raccoglievano le proprie erbe e si nascondevano nella propria casa, che non è proprio così, nel senso che a volte, quelle donne di sapienza e di sapere potevano essere un riferimento all'interno di una comunità, quasi come fossero un medico, quando ancora, insomma, le erbe erano l'unica medicina disponibile, così come anche il riferirsi a queste persone per degli aiuti effettivamente magici. Ancora oggi, qualsiasi, cioè tantissima gente fa ricorso appunto a stregoni e a fantomatici incantesimi per poter ottenere fortuna, denaro, amore, eccetera. Gira e rigira si torna sempre da noi e da sempre si sono pagate queste persone, persino gli sciamani che hanno quest'aura di purezza vengono tutt'oggi pagati per i loro servizi, pagati con quelle che possono essere il simbolo monetario appropriato per il momento, quindi delle offerte di vodka per esempio, piuttosto che del cibo. La mia stessa bisnonna che curava la gente con delle imposizioni delle mani o toglieva il malocchio, veniva pagata con del cibo in cambio per quello che faceva, quindi non c'è assolutamente nulla di male, ovviamente se quello che viene chiesto è proporzionale al servizio che si dà, piuttosto imputerei dello sfruttamento a chi fa per esempio dei corsi chiedendo dei soldi improponibili per magari una giornata di seminario dove tra l'altro non viene dato nulla in cambio se non qualche nozioncina raccontata, però vabbè, poi lì sta a voi partecipare o meno. E tra l'altro volevo anche sottolineare il fatto che tutte quelle persone che magari comprano qualcosa per moda, quindi le box a sorpresa nel mio caso, piuttosto che un pupazzo, piuttosto che quando c'è stata per esempio la moda dei tarocchi The Wild Unknown o qualsiasi altro tipo di tarocco, di strumento, di cosa, per esempio anche le ossa sono state un po' sdoganate, sono diventate un oggetto sia di arredamento che di pratica spirituale molto più frequente rispetto a tanti anni fa, benché venga ancora criticato e le mie colleghe che si occupano di lavorazione delle ossa, ne sanno qualcosa di tutte le critiche e insulti che ricevono. Sì, possono sembrare delle mode perché una lo mostra e tutti gli altri lo fanno. E beh, cosa c'è di male in questo? Anche fosse un momento di moda, ma che da quella moda possa nascere un insegnamento o si può apprendere qualcosa, come per esempio a tutti piacciono quei tarocchi lì, compriamoci tutti quei tarocchi lì, però effettivamente le persone che magari hanno comprato quel mazzo di tarocchi hanno imparato anche ad utilizzarlo. Cosa c'è di male? Ma poi soprattutto a voi cosa ve ne frega? Quando tra l'altro mettete bocca su qualsiasi cosa un'altra persona fa, che la stia facendo in modo originale, che la stia copiando, che la stia esibendo troppo, che non l'abbia voluto dire a nessuno, ma voi ci mettete bocca, state semplicemente facendo una figuraccia a voi, perché fate un po' la figura intanto delle volpi che non arrivano all'uva e quindi che spesso magari criticano gli altri perché loro non possono fare. Ma seconda cosa, fate la figura di quelle che insomma non perdono mai l'occasione per farsi gli affari altrui. E non è bello, non siete persone migliori così facendo, nemmeno quando andate a recriminare una sorta di antichità, inneggiare ai tempi passati, al mio tempo non si faceva così, non si diceva colà, tutto doveva rimanere segreto. Sì, certo, se tutto fosse rimasto segreto non saremmo qui a parlarne, e soprattutto perché il paganesimo deve essere l'unica religione a rimanere segreta, questa è una cosa che io devo ancora capire, visto che poi c'è tutto un sistema di conoscenze che comunque per forza rimane o segreto o diventa esperienziale soprattutto. Però boh. Niente, con questo io ho detto praticamente, credo più o meno, tutto quello che volevo dire. È un video totalmente inutile, ma volevo semplicemente esprimermi in questo ambito perché mi dà un fastidio certi atteggiamenti. Tra l'altro, tutto ciò che ha fatto nascere questa cosa non è un qualcosa che è capitato a me, ma un qualcosa che io ho letto altrove. E niente, io spero di avervi comunque tenuto compagnia e di avervi magari fatto riflettere in qualche modo su questo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!